Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Se fossero dipendenti statali, stando alle nuove norme del governo, dovrebbero essere licenziati entro 48 ore. Invece i senatori che lasciano il badge nello scranno e se ne vanno rischiano soltanto il gettone di presenza. Così Giovanardi promette mai più in TV dal martedì al giovedì. Cosa ne pensa di questa dichiarazione e pensa sia giusto proibire ai senatori di partecipare ai programmi televisivi per evitare di assentarsi? No, credo che il discorso di proibire no, però farlo fuori dagli orari di lavoro. Io sono un dipendente pubblico e mi fa male, punge tanto, quando vieni a sapere che in altri posti, io lavoro in ospedale, vieni a sapere che in altri posti timbrano, vanno al mercato, vanno al mare, vanno, la stessa cosa vale anche per loro, perché se sono stati messi lì dall'opinione pubblica vuol dire che devono stare lì, fare il proprio dovere, fuori da quegli orari lì possono fare quello che vogliono. È anche giusto che vanno in televisione, è anche giusto che vanno sia a giustificarsi che delle volte anche a fare pubblicità per i loro partiti, per le loro idee, però fuori dagli orari di... Non è normale, non è possibile, anche perché poi lì secondo me poi anche le leggi vengono votate falso, cioè un falso, perché io posso avere un'idea diversa dalla sua e per quale motivo devo, lei schiaccia anche per me. Secondo me è così. Allora, secondo me non è giusto che venga proibito, però è giusto che questi vengano licenziati, poi vadano un po' dove vogliono. Non credo che tutti non sono presenti perché vanno in televisione, magari vanno anche a farsi gli affari loro. Qualcuno di loro ha detto siamo andati in bagno. Sì, ecco, appunto, non è che proibendo di andare in televisione si evita il problema, perché magari uno non va in televisione però a farsi, non so, le proprie cose, gli affari loro. Quindi non è questo, uno non va in televisione però va, non so, a fare shopping, allora però tu non hai proibito di andare in televisione, non sono andato in televisione ma sono andato a fare shopping, quindi così non si... Inasprendo forse le sanzioni si evita che... Inasprendo le sanzioni sì, io li licenzierei proprio, da statale parlo. Quindi con cognizione di causa. Conosce bene, sa bene quanto... Certo, infatti, statale che lavora, visto che faccio un'infermiera. Che non timbra il cartellino, lo fa timbrare a qualcun altro. Esatto, infatti, perché siamo tre in reparto, quindi se non ci fossi si vedrebbe subito, però comunque non è, è una brutta, c'è cioè anche di fronte ai cittadini, poi specialmente in questi periodi dove vabbè, si sa la crisi, la vita è dura, cioè vedere queste cose, è chiaro che poi i cittadini si allontanano dal mondo politico, da tutto. Cioè, sono esasperato, si stanca. Ma non saprei dare una risposta perché va un po' interpretato, perché la presenza in televisione può essere anche un discorso di visibilità politica. Lì bisognerebbe impedire che uno possa fare una cosa del genere, non so, che il page si blocchi dopo un certo tempo di inattività, ecco. Sarebbe una soluzione tecnologica e facilmente con le tecnologie di oggi fattibile. Secondo lei sarebbe giusto invece in un qualche modo inasprire le sanzioni alle persone, ai senatori che se ne vanno dal Senato, oppure è sufficiente quello che c'è già? No, è solo una questione di civiltà, poi uno deve fare... Purtroppo noi elettori, essendo che ci sono tanti nominati, ormai con il voto non riusciamo più a certa gente non candidarla e quindi si fanno forte di questo, perché sono tutti nominati ormai. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.